Mister Castiglia, prima partita nel campionato, prima vittoria per la Spes Praia Volley 30. Abbiamo saputo che comunque l'obiettivo di questo campionato è la vittoria, il salto di categoria. Sì, l'obiettivo tra virgolette dichiarato della società è questo, quella di fare il salto di categoria e tornare di nuovo insomma in Serie C e ai palcoscenici, diciamo, che ci competono da anni. Quest'anno è un buon gruppo, abbiamo preso un paio di ragazzi di Diamante, quindi che ci danno una mano, giocatori sicuramente di categoria superiore, che insieme a un buon gruppo già formato lo scorso anno, pensiamo che possiamo riuscire a fare questo salto di categoria. Questa prima partita contro il neopromosso De Seta Cosenza è stato comunque un buon inizio di stagione. Sì, è stato un buon banco di prova, anche perché loro comunque è una squadra di ragazzi, però ben allenati, con una buona organizzazione di gioco, ci hanno dato un buon filo da torcere, soprattutto nel primo set, anche grazie a dei nostri errori, però è stato un buon banco di prova. Mister Perry, questa sera la partita d'esordio in Serie D contro una squadra di esperienza come la Spes Praia Volley 30, come vi siete trovati su questo campo che comunque è difficile per tutte le squadre che vengono qui in trasferta? Beh, diciamo che innanzitutto per noi questo è un esordio sia per quanto riguarda i ragazzi che per quanto riguarda noi allenatori, quindi ci misuriamo in un campionato in cui non abbiamo mai partecipato. Sono abbastanza contento per la prestazione dei ragazzi, soprattutto nei primi due set, però purtroppo sono un po' rammaricato per non aver portato a casa nulla. Dall'altra parte avevamo una squadra molto organizzata ed esperienza, e infatti questo è stato un fattore determinante. Credo che comunque questa squadra, il Praia, possa fare un ottimo campionato e io auguro ai miei ragazzi di fare il meglio possibile. Giuseppe Crusco, il capitano della Spes Praia Volley 30, prima partita in campionato, prima vittoria, risultato netto contro il De Seta Cosenza. Diciamo che per oggi era importante fare il risultato e stiamo cercando di aggiustare un pochettino la squadra, perché ci sono stati dei cambiamenti, delle situazioni che non ci hanno permesso di mettere il miglior sestetto in questo momento. La partita di oggi è stata comunque gestita bene, c'è stato il giusto entusiasmo, c'è stata la giusta concentrazione, quindi alla fine abbiamo portato a casa un risultato importante contro una squadra giovane che comunque riesce a star bene in campo ed è seguita da una società comunque importante che ha una storia nella pallavolo calabrese.